Buongiorno, buonasera a tutti. Siamo con la carriera allenatore con l'Everton. Anche oggi c'è una novità. Oltre quella che si è iniziato a fare bene con il nostro Everton, L'altra novità è che dovrò aver risolto tutti i piccoli bug che c'erano nei video. Forse avete trovato qualche fastidio negli ultimi video, queste cose così. Però dovrei averli risolti. Allora, la novità, quella più importante però, è una cosa che vi faccio vedere immediatamente. Sono arrivati ufficialmente le nuove sliders, ragazzi, cambieranno il nostro modo di giocare, cambieranno il nostro gameplay, non di troppo, perché già quelle vecchie erano, quelle che stavo usando nei episodi precedenti erano buone, ma cambieranno il modo di giocare in maniera più realistica. Ci tocca finalmente il Bournemouth, ragazzi, l'inglese non è dei migliori. E poi, ragazzi, c'è il derby di Liverpool, i Blues contro i Reds, West Ham e, per finire, Coppa contro i Gunners, contro l'Arsenal. Modificare il tecnico, che è una cosa che non avevo fatto prima. Perfetto, ragazzi. L'allenatore adesso è quello ufficiale. È tutto pronto. Però, ragazzi, è successa una cosa che non ci aspettavamo l'ultima giornata di campionato. Delle ultime due partite. Gudmundsson, che si è guadagnato un posto da titolare. Dovrei cambiare la squadra. Cioè, voglio titolare Young sulla destra. Calcio d'inizio. Abbiamo finito anche l'allenamento. Palla lunga, Gudmundsson titolare, al posto di Coleman. Ci buttiamo anche questa volta un giocatore che ci ha chiesto per 3 partite consecutive di voler giocare, cioè Ashley Young, al Goodison Park per la prima di campionato. Everton Bournemouth, anzi, non ci posso fare niente, è più forte di me, non riesco a dirlo. Attenzione, sinisterra, gol al quinto minuto. Il Bournemouth l'ha messa dentro, 0-1. McKenny, palla dentro per Beto. 1-1. Sempre lui, il brasiliano, l'ha messa dentro. I Toffi sono di nuovo in parità. La sono letta tutta. Attenzione, non ci credo. Pickford battuto sul suo palo. Ancora Cook e Crispy al McDonald's. Gudmundsson, palla in mezzo addirittura per Danjuma. McKenny, bella la sfonda di Danjuma, ma McKenny non la mette dentro. Beto, larghissima per Gudmundsson, c'è troppo spazio. Gudmundsson, vicino a Gudmundsson, il tiro ancora netto. Ultima occasione, Danjuma dalla bandierina, palla per Beto, ancora netto. Vediamo se si possono fare dei cambi. Uscirà Young, entrerà Coleman e iniziamo il secondo tempo così. Gudmundsson illumina Doucouré sulla deviazione, arriva lui, serve Beto traversa, morre, palla in mezzo, attenzione, ricross, non ci credo, hanno fatto un gol incredibile. McKenny, il destro fuori. Finisce così, 1-3. Lezione che i tifosi di casa non meritano. Provo un cambio modulo. Allora, ragazzi, gestione rosa. Abbiamo un problema. In pratica, qui gioca sulle ali. Punto numero 1. Io vi ho cambiato questo 4-1-4-1 con un 4-2-3-1 largo. L'unica cosa che cambia è che il CDC passa a COC e due CC diventano CDC. In pratica ci difendiamo con tanti giocatori, ma attacchiamo con altrettanti. Cosa cambia il tutto? Che il sostituto di Gudmundsson è Dele Alli automaticamente. Doucouré è un buon sostituto, diventa. Ci manca un attaccante panchinaro, ma ce l'abbiamo.
Lasciamo così, non cambiamo più altro. Virginia fuori, visto che non rischiamo mai di avere un portiere in meno. Perfetto, allora questo è il nuovo modulo. E io spero che cambierà un po' qualche cosa, perché l'andazzo non è buono. Non so come la dirigenza fa essere felice, però. Allora, in Argentina non vedo nessuno, quindi rifiutiamoli tutti. Arrivano i resocondi dai giovani, che sembra bella avere qualche giovane. Gli ucraini abbiamo trovati abbastanza. C'è un mezzo portiere con Valengo. Shevku, ancora un altro, ne ho già due. Shevchenko, ovviamente i nomi in Ucraina non esistono. E qui c'è in Inghilterra sto Theodore Steffert. Ingaggiamo. Il motivo per cui ho preso anche questa carriera è proprio per questo. Come obiettivo principale di questa carriera c'è fare meglio del Liverpool almeno una volta prima di finire questa carriera. Questo è il nuovo modulo, la nuova tattica, i nuovi interpreti. Dobbiamo cambiare soltanto Coleman, che non già fa più. Liverpool Everton, parte il primo derby del canale. Subito Salah, palla in mezzo, Luis Diaz. Non ci credo. Al quarto minuto. Di tacco. McAllister, il tiro o Pickford? Gudmundsson, mette giù. Gudmundsson. Palo. Raga, poi McAllister. Gudmundsson è spaventoso. Gudmundsson il destro. Alisson. Secondo tempo. Gudmundsson. Attenzione, è ispiratissimo. Il tiro. Prendo per Beto, stoppa, tiro! Ed è 1-1! I Blues la riaggrappano! Liverpool assente il secondo tempo! I Blues la pareggiano! E il derby è ancora apertissimo! Esplode lo stadio! Salah fine dentro l'area, palla in mezzo! Luis Diaz! C'è uscire da Juve, entra a lasciare lui! Ora Diaz! Là dentro Pickford la mantiene in galla. Salah là dentro, rete. Ragazzi, Salah ha fatto tutto da solo. 3-1 all'Anfield. Sharui dentro per Beto all'87esimo. Beto dentro. Finisce così. 3-1. Esulta Klopp. Il derby lo porterà a casa Red. Sarà un anno veramente duro, ragazzi. Loro hanno una bella squadra, però Paquetà è stanco. Facciamo dei cambi, perché la formazione ovviamente non è pronta. Neyuma torna sulla sua fascia. Harrison è qui. A posto di Onana gli mettiamo Doucouré. Lo togliamo e mettiamo Sarui. Doucouré, Hammer. London Stadium, 28 ottobre del 2023. Arbitro Tim Robinson. Estrema, 4 minuti sereno. Che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Calcio d'angolo con Lovin. Tiro Pickford. Parata per i fotografi questa. Calcio d'angolo. È sempre da Juve, sempre senza linea la bandierina, che la mette ancora in mezzo. Palla che resta lì, Tarkovsky. Areola. Miracolo. Madonna, ragazzi, Beto col passaggio è litigato. Beto coi passaggi è litigato. Non può fare la torre. Beto. Questa volta il passaggio è buono per Gudmundsson. Albert. Gudmundsson l'ha messa dentro, il numero 9, firma lo 0-1 al 35esimo, è tornato a segnare e lo fa su una partita critica per la squadra.
cross in mezzo, Ian, attenzione, pericolosissimo ancora Bowen, ammessa all'incrocio delle palle, 1-1. Qui disattenzione difensiva che non riesce a spazzare bene, spazza disattenda. La Petrofischia l'1-1 per adesso al London Stadium, è tutto regolarmente in parità. Tutto. Iniziamo il secondo tempo. Tutte le due squadre hanno fatto un gol, tutte le due squadre non fanno dei cambi, è primo tempo. Tutte le due squadre si equivalgono nel possesso palla, i tiri, tutte le statistiche in parità. C'è una squadra però che secondo me merita di più per voglia e per sfortuna, diciamo. Ed è il West Ham. E parte con un altro premio, con un'altra gamba. E fa il 2-1 nemmeno al 50esimo, nemmeno dopo 2 minuti. Cioè nemmeno dopo 5 minuti dell'inizio del secondo tempo. Gunnunson, ottimo per Danjuma. Ancora Danjuma dentro per Gunnunson. Non ci credo, ragazzi, il pallone non vuole entrare. Se gli mettiamo pure la sfortuna, allora amen. Allora amen, ragazzi. Entra Harrison. Entra Dele Alli per Gunnunson. Entra Patterson per Lehmann. Quindi gli esterni diventano ali. Bravissimo Danjuma. Subito il pressing Danjuma, giro Areola. Harrison viene in fondo. Harrison si ferma alla Beto a giro, sfiora l'incrocio delle palle, fuori da quello dentro McKenny. Patterson viene in fondo. Patterson, palla dentro, entrata, se l'ha messa dentro loro, ed è autogol, i Toffi trovano il pareggio, ragazzi, la palla non voleva entrare, allo scadere, 2-2, un punto per l'Everton, amaro, ma pur sempre un punto. E adesso c'è una partita che non vorrei giocare. Ah, 30 milioni? Un profitto di 30 milioni? Mannaggia. Non lo posso più fare. E secondo primavera? E lui che non è male. Veramente buono. Esterno sinistro. Non facciamo l'esterno sinistro, lasciamolo alla, dai. Perfetto, non facciamo nessun cambio. Allora, Carabot Cup. Partita. Vendendo calciatori. Relazione. Loro fanno... Non vanno turnover. Loro giocano con tutti i titolari. Ottave di Carabao. McNeil. Alli. Sono i cambi effettuati. Non verrà Danjuma. Gioca Patterson titolare lì. E gioca anche Young sulla sinistra. Al gol di Don Park, ragazzi, è tutto pronto. Ottavi di Carabao Cup. Everton che punta tanto su questa coppa. Gabriel Jesus il tiro. Ribattuto. La Zez il tiro. Traversa. Saka gol. 0-1 al decimo minuto su ribattuta. Dormiamo. Asce il gol e dorme più di tutti. Ora dentro per Beto. Beto mette giù. Beto. Madonna, ragazzi, ma Beto è uno scarparo incredibile. Beto è un Lukaku con la metà della sua tecnica. Dele Alli. Cosa ha fatto Dele Alli. Non ci credo. Sopra lui per Beto. A giro. Fuori. Ma ha fatto un gol sul rimballo. La difesa dell'Everton non sta giocando male. Va dentro. Arriva il gol di Martinelli. 0-2. Dele Alli.
1-2. Anzi, Dele Alli si prende la palla a piede, se la calamita. Non gliela toglie nessuno. E non gliela toglie nessuno a Dele Alli. Attenzione a Saliba, e vabbè. Fuori Beto, dentro Gudmundsson in attacco. Dentro Hammer per Onana. Palla per Gudmundsson, 73esimo. Gudmundsson davanti a portiere, la sua prima palla. Gudmundsson al primo pallone toccato la mette dentro ed è 3-2. Adesso lo togliamo, se la riprendono, tiro rete. Dai però ragazzi, dai, non si poteva togliere la palla, non si poteva togliere, dai, fuori dalla Carabao Cup così. 4-2, abbiamo provato. Abbiamo provato, ragazzi. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate e condividete il video. Un bacio e un salutone. Al prossimo episodio. Ciao belli.